Dunque, succede al Milazzo Giuseppe Ferro, e io rimango in contatto con Calabrò, con Lalco Antonino, con i vari sodali del Milazzo, che fu Milazzo. Quindi continuo a mantenere i contatti, ma soprattutto quei ragazzi, diciamo, che erano i killer fidati di Milazzo, che erano latitanti, quali il primo di tutti era Lalco Antonino, che io aiutavo durante la latitanza, fino al gennaio del 93, quando questi tre latitanti vengono arrestati. Sì. Ed ecco che si solidifica maggiormente l'amicizia con il Gioè, con l'Antonino Gioè. Cioè il vostro rapporto diventa più stretto. Sì. Gennaio 93, che corrisponde anche all'epoca della cattura di Rina. Infatti quei tre killer sono stati arrestati, non, se la memoria non mi inganna, lo stesso giorno di Totorina. Quindi da quel momento in poi il suo rapporto con Gioè cambia? E Si solidifica. ci spieghi meglio, ci faccia capire meglio che cosa intende. È chiaro che è un rapporto Cioè, che già esisteva spesso. e che si Eh stringe in no, che termini? sì. Si stringe che lui incomincia a parlarmi della morte del Milazzo, di come è morto Milazzo, andavamo a cena fuori, anche durante la latitanza lui si faceva sentire, così si andava a pranzo, così, ma si parlava del meno e di alcuni fatti. Si discute anche di quello che è il ruolo di Gioè in quel momento all'interno di Cosa Nostra. No, ma il Gioè era scontato che avesse un ruolo apicale, cioè Gioè il figlioccio di Leruca È proprio Bagarella, questo, mi interessava capire. è un soggetto del tutto sui generis, si dà aria a killer, da killer spiegatato e del tutto sui generis. Allo sbruffone, però poi mi confessa che uccide perché ha paura di essere ucciso. Ecco, con me io divento una sorta di confidente suo, appunto per la mia riservatezza, il fatto che io non parlavo mai, quasi mai, preferivo ascoltare, o se pronunciavo qualche parola era Diciamo, lui parlava e non lei sicuro. sostanzialmente ascoltava quello che lui le raccontava, senza fare Sì, domande, verosimilmente. io mi ricordo la sera che mi raccontò dell'uccisione del Milazzo, no? Dove glielo raccontò? Si ricorda Quando dove vi trovavate? a Palermo, eravamo a Palermo, per A via di Palermo Palermo, dove? arrivavamo Palermo in macchina, Quali non erano ricordo se fosse. i luoghi maggiormente frequentati da Antonino Gioè in quel periodo storico? Ma andavamo in luoghi dove lui non era conosciuto, per dire a pranzo o a cena, no? E a volte lui mi invitava a pranzo e io rifiutavo a casa sua, no? Per dire, ma lui era latitante E dove e abitava lui, lui? no? E appunto io non l'ho voluto sapere, non volevo andare perché ero più che convinto che a casa sua, anche lui ne era convinto. Infatti mi diceva, cane, pigliano per pazzo. Qua mi prendono per pazzo gli amici miei, no? Io ho l'impressione che dentro la casa mia ci siano delle microspie, cioè, capito? E quindi io evitavo di andare lì e rifiutavo. E beh, se ci sono le microspie, che venga a fare io là? Cioè, evitavo completamente. Quindi vi incontravate fuori sostanzialmente. Sì. Sente, che cosa le raccontò Gioè dell'assetto di Cosa Nostra dopo la cattura di Rina? Se le raccontò qualcosa, eh? Che sostanzialmente comandava Leruca Bagarella,
che comunque Giovanni Neggio, come chiamava lui, che sarebbe il Brusca, gli facevano credere di avere un potere così grande, in realtà non lo era, in realtà era il Bagarella che succedeva al Rina e con il Gioè, diciamo unitamente, perché erano molto padrino e figlioccio. Quindi, quindi come se Gioè fosse il numero due di Bagarella che aveva preso il posto di Rina? Sì. Questo era quello che lei ha percepito dai discorsi di Gioè? Sì. Poi arrivando a un certo punto, Gioè, stavo raccontando un particolare, ma adesso mi sfugge. Un particolare a proposito di cosa? Degli incontri che lei aveva con Gioè? No, dell'uccisione del Milazzo, e quando io gli dissi con freddezza, gli chiese, è Antonella? L'abbonomo. Sì, lui mi ha detto con un... l'abbiamo dovuto fare. L'abbiamo dovuto fare senza aggiungere nient'altro, come se era una cosa inevitabile, come se fosse stata una cosa inevitabile. Abbassò gli occhi senza aggiungere altro. Senza aggiungere altro. Senta, ebbe modo lei di parlare con Gioè di questi appartenenti ai servizi di sicurezza? Lei li ha chiamati prima servizi deviati? No, perché io manco giovedì ho raccontato queste cose degli incontri. Infatti lui è probabile che magari girava, ma com'è possibile, ma come aveva la situazione? E io rispondevo sempre, se non lo sai tu, che ne so io? Cioè io non ho mai parlato di questi incontri con il Gioè, per esempio. Quindi nonostante il Gioè le abbia confessato di aver ucciso lui, Vincenzo Milazzo, per sottrarlo alle grinfie di Giovanni Brusca, questo ci ha detto stamattina, sì, lei sì, non scende nei particolari in relazione a quegli incontri, esatto, non ne parla proprio. Esatto, assolutamente no. Io speravo che fosse un segreto e non ne sapesse niente nessuno. Cioè, figuriamoci se io mi andavo a fidare di chi che sia, cioè a raccontare di queste cose così delicate. Però ci ha anche detto stamattina che poi in realtà, secondo la sua ricostruzione, Milazzo muore proprio per quello. Sì. È così? Sì, l'ho raccontato questo nel 98. Ma senza aver fatto mai discorsi precisi sul punto con nessuno, neanche con Gioè? No, assolutamente no. No, non ne ho parlato mai, io ne ho parlato con i magistrati nel 98, non ne ho mai parlato con nessun altro.